Immagino. Quindi sono uguali, cambia solo il colore? Cambia solo il colore, sì, ma sono nuove, non si vedono. Sì, è vero, sono nuove. Minchia degli investimenti che stiamo facendo. Eh sì. Io praticamente con queste sono costate 25. Tu invece ora investi 50? 50 euro rischio di perdere. 50 euro, ma devo dimostrare che qualcosa torna o meno il resto. E non solo, pagaste addirittura 50 anche la ragazza per stare direttamente in questa. Ci conviene, questa è attiva sta cassa, ci conviene prendere. Sì, guarda, male che vado, sì. Però siamo fottuti perché ha preso il telepass così. Vabbè, vabbè, lo posso fare lo stesso. Perché a me serve fare. Dice che praticamente, Olga questo, dice che praticamente lei intanto è convinta che ci sia una situazione del sinistro, ci sia qualche sinistro in mezzo, ma che poi tutte le ricerche siano state fatte tra i vari sopralluoghi, soprattutto gli ultimi, da parte dei consulenti, solo in zona Traliccio. Quindi all'IP non è andato. Mentre all'IP invece non sarebbe. Nemmeno domenica scorsa. Non sarebbe andato nessuno. A me sembra strano. Perché se direi che più di una volta, perché rimanere sempre in zona Traliccio? Devo dire che anche io tendenzialmente sono rimasto sempre là e al Traliccio, cioè, tu quando vai lì, siccome si è parlato in quel punto, tendi ad andare là. Dalla zona sopra l'IP sono andato di passaggio una delle tante volte, però ho fatto solo il transito, cioè l'ho ripreso e poi non mi sono fermato. Perché tutto l'evento viene raccontato in un altro posto, solo da ora si pensa a altri luoghi relativi al posto, no? E ora vediamo quali possono essere. Questo sarebbe il primo ponte ipotetico, perché laggiù c'è lo sfascio. Troppo prima, troppo antecedente. Poi qua come si buttate, è alto qua. Cioè, sì, qua sì. Per esempio, per fare un termine di paragone, questa altezza già non è un'altezza da considerare. No. Siamo a 40-50. Vedi qua però nelle parti iniziali scendiamo. Vedi qua, qua siamo già più bassi e qua volendo ci sarebbero. Sarebbe poi il problema. Guarda, dei passaggi sarebbero. Ma porterebbe la macchina alla galleria. Certo, forse qualcun altro che assiste alla vicenda o chi la butta giù, prende la macchina e la sposta da qua lì, quanto saranno? 2-3 km, non è che siamo così lontani. E lì. In questo caso però dai per scontato che tutti mentono, perché hanno visto la più di uno bambino. Sicuramente. E lì, come hai visto, c'è il sentiero del vecchio svincolo di Torre del Lauro, ora dismesso, che permetterebbe di passare. Anzi, addirittura una macchina potrebbe infilarsi lì in qualche modo e poi scattare sotto di là. È avvenuto prima del ritrovamento dei resti di Gioele? Esattamente il pomeriggio prima. 18 agosto al Traliccio viene trovato questo coso dall'inviato di Rai 3, di chi l'ha visto, che c'è la puntata speciale, quindi è tra la mattina e il pomeriggio del 18 e il 19 c'è il ritrovamento. Quindi l'Isofix è quasi una premonizione del ritrovamento, sta collocato in una posizione rispetto al Traliccio che potrebbe indicare la collina. Quindi, come dire, dal Traliccio segui Isofix, ti trovi nella collina. Ma in alternativa potrebbe indicare, cioè ti potrebbe far riflettere sul punto in cui è stato preso. E potrebbe essere stato preso solo in uno sfascio che è molto vicino. Perché l'autostrada è lunga, però la statale è un po' più diretta. Insomma, saranno 3-4 km, non di più, perché siamo arrivati. Quindi l'auto ferma, non era ferma qua, come si è detto, il 2. Ma ora ti farò vedere dov'era. Intanto tu devi osservare pure i ponti visti da qua. Tra cui per esempio quello dell'area di sosta precedente. Queste altezze che ti dicono? Altezze sono un po' troppo eccessive, molto eccessive. È buttata da qui? Non pensi? Guarda, la strada continua anche qua, E questo è il sentiero che poi passa dietro il B&B che è laggiù. Sì, quelli sono maiali. Vedi che ci sono i maiali in giro. Anche da qua uscire non è facile perché vedi là c'è il fil di ferro, Dove lui è arrivato si può scavalcare il guardrail, ma poi sbucare è difficile. Al di là delle spine. Ci vuole esperienza e classe. Al di là delle spine c'è il filo. Il filo appuntito laggiù. Sì. Quindi qua secondo me non è compatibile. Laggiù c'è un casello che è assolutamente speculare. Tra le due gallerie.
attenzione, perché... Ma che misura è? La puoi girare, per la favore. Prendi e la passi. Dovrebbe essere un 25-26. Guarda che noi ricordiamo di... Però erano bianche quelle con cui si dice che esce. Però bianche, di color bianco, esatto. Quindi. Là ci sono altre scarpe ancora che indica che sono state buttate diverse. Aspetta un secondo. Ma infatti là c'è sembrano... C'è gente per raccogliere questi, vale, tipo alle 7 del mattino. Raccogli anche le scarpe. Bravo. E ci sta... Assai. Ci sta tanto tempo, hai ragione. È nuova sta scarpa. Passala, così. Bravissimo, vediamo il numero. In così poco tempo. Minchia di colpo, primo colpo. Che ci vuole classe, veramente. Vediamo. Che verdura. Il numero c'è. È un 25-26 a 8. Compatibile? Sì, però chiaramente non appartiene al... E che ne possiamo sapere? Che avevano molte scarpe per simulare, visto che già si parla di bianche, di sandali. Lo lasciamo qui. Quindi la misura è compatibile con quella che hai tu? È compatibile, sì. Che concreto. Qui qua non ci sono altezze. Non si è appena iniziato. Ho trovato una scarpa. C'era anche la scarpa da donna. Una scarpa. Chi lo sa? Ok, questa qual è la galleria? Indovina. Vedi che la collina è attaccata a quell'area di sosta. Vedi, per questo dico che anche quella scarpa va valutata. Sì. Dove l'ho trovata io? Cioè, guarda qua, a 100 metri prima della galleria. E abbiamo la macchina dietro. Sì, vabbè, ma tanto non dobbiamo fermarci per ora. Ok. Valutiamo un attimo, per favore, qua. Alla passata. Ma lì ho visto qua, perfetto, dal muro, cioè, ci sono. Tutto è rimasto a terra, perfetto. C'era la... Che numero era quella scarpa che ho trovato là sotto? 256. Sì, proprio era perfetto, compatibile al massimo. Se era pure bianca era strike. Qui che hanno fatto? Hanno chiuso tutto? No, di sotto sono, di sotto. Di sotto sono, vero? Sì. Ma di sotto a chiudere quale proprietà? Non puoi andare più al traliccio, da quello che io ho sentito già dire mesi fa. Addirittura? Sì, si è recintato il traliccio. Ah! Per evitare, casomai metteranno il biglietto a sto punto. Quindi poi il primo ponte è questo, che è molto vicino però al punto di uscita. Questo è molto vicino. E l'altezza, guarda, l'altezza di questo non è. Ora ci fermiamo all'area di sosta che è qua subito dopo. Fermiamoci perfetto là. Che costeggia la strada che poi è quella da che dici tu. Da qui possiamo farci un'idea già. Vedi dove è l'area di sosta? È migliore. Mentre vanno avanti le ricerche di Gioele. Quindi questo post può essere. Questo posto può essere. Può essere comunque correlato perché è vicinissimo. Ma questa area di sosta. Ma fammi dare un'occhiata a quella. Sì, questa è l'area di sosta che viene segnalata dai primi giornalisti. Che in realtà poi non c'entra niente, ma questo. Ma non possiamo entrare da qui. Si scava. Pulire. Era stata abbandonata, Vedete. Che è sta cosa, una giacca? La vedi quell'altezza più avanti? Quella già può essere valutabile. Però non so se cade in picchiata. Il bambino può avere anche un po' di scarpe di ricambio. Vedi? No, perché Lavorino dice che esce con delle scarpe da tennis nelle inquadrature della telecamera di Venetico, viene rinvenuto con dei sandali. Quindi il mistero delle scarpe c'è già. Qua c'è la cicogna. Una delle possibilità è che lei viene caricata alla galleria lì un chilometro prima, anzi 800 metri prima,
da una macchina che si ferma. Una macchina si ferma, la mette di là, dove qualcuno da quel lato della rete, quindi senza essere visto, se la porta. E questo sarebbe un giochetto che la fa sparire dall'autostrada in un minuto e mezzo. Quindi la macchina la prende alla galleria 700 metri prima, si ferma in quest'area di sosta, in cui giunge in circa 40-45 secondi, la mettono da quel lato e lì tranquillamente un'auto che giunge la potrebbe tranquillamente prendere e portarla o verso il traliccio di lì o verso l'IP che è la zona da quel lato. Chiusa per 6 mesi. Guarda le altezze in questo punto. Queste sono altezze compatibili. Qua adesso però cominciamo a salire. Queste sono altezze compatibili. Queste sì. 10/20. 10/20, ok. Non c'è un'altra. Sì, ma questa è sempre stata blindata. Vedi, non ci sono nemmeno possibilità di terreni adiacenti. Quindi questa la escluderei. Vincente dovrebbe un po'. Ora quando andiamo da sotto te lo faccio vedere. Perché? Dicevano, non era sicuro di quale galleria parlasse prima di sottostare. Sì. Sì, ma anche perché guarda, ci sono questi caselli poi che sono speculari. Questo è ancora molto simile a quello là che abbiamo, questo che abbiamo qua a destra. Sì, 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 sì. Ben chiusi. Allora, qui è vero che siamo altissimi, però quello è il punto dell'avvistamento del 2. Della macchina posteggiata. Quindi se quella macchina è ferma perché succede qualcosa, lei vola da... Che poi c'è anche il casello qui. Quindi la macchina è ferma qua. Il casello c'è sempre. La macchina è ferma qua. Accertate. Qui lo spazio dell'altezza potremmo valutarlo. Questo sì, punto. Ripeto, 15:40. Una macchina posteggiata alle 15:40 del 2 agosto in questo tratto che congiunge la corsia Messina-Palermo con quel punto la Palermo-Messina, una utilitaria compatibile quindi come modello con un Opel, ma non so che macchina potesse essere, di colore scuro, questo è abbastanza sicuro. No, là ci saremmo però, in prossimità della macchina ci saremmo di più. Vabbè, io ho il colore adatto per andare un pochino. Faccio delle foto? Sì. Fare delle foto al ponte. Vedi perché è vestito di arancione? Ma se passa la polizia, altro che arancione. Questo è un casello coperto, identico a quello, però grazie a questa aiuola è abbastanza riparato, nel senso che la macchina messa qui diventa quasi non visibile. I ponti non mancano. E lì ci potrebbero essere dei cani, che c'è una specie di cuccia. No, ma da quel lato della rete però, Avrebbero abbaiato. No, comunque da quel lato della rete, non di qua. Vabbè, poi i cani, come è stato?
questo posto. Il posto è molto interessante perché è anche riparato come posto. Mi ricorda delle foto che avevo visto tempo fa questo. No, qua ci sono tracce di pecore, quindi qua tosano. In questo punto quello che manca è l'altezza, che però è lì davanti a te laggiù. Davanti a te c'è il ponte, c'è un ponte, da valutare però l'altezza di quel ponte. Siamo nel raggio qui di un 4-5 km, quindi sempre nel raggio previsto dal professore Carmelo Lavorino. Laggiù c'è un passaggio che porta direttamente alla campagna. Come tutti i caselli hanno uno sbocco sulle campagne. Lo sbocco di questo casello è proprio dove ci potrebbero essere pecore, cani o non so che, perché c'è una specie di cuccia. Vediamo un attimo. L'altezza del ponte com'è? È abbastanza, però non male. Però non male. Ma siamo oltre i 30. Oltre i 30 metri anche nel punto d'attacco? Sì, però è più basso già dall'altro. Questo è abbastanza facile. Siamo quasi all'altezza di Canneto di Caronia in questo punto. È riparato l'auto. Quindi. Sì, l'auto è riparata, la prima cosa che ho notato. Il casello ha un facile accesso col bosco, sì. E il ponte già rientra in parametri più vicini a quelli ipotizzati. Sì, come altezza sì, siamo però oltre i 20. Sì. E in più vicino all'uscita c'è un posto dove potrebbero essere stati tenuti animali. Sì. Cosa importantissima, quindi a non sottovalutare pure. È proprio adiacente al casello questo. Persone, delle menti abbastanza importanti, sì. Cioè importanti da non sottovalutare, perché noi possiamo anche ipoteticamente pensare a un agricoltore, un allevatore, però c'è il però. Perché dico questo? Perché se noi crediamo all'omicidio della donna e del bambino pianificato chiaramente, esatto. Noi dobbiamo immaginare che siamo in presenza di persone che hanno intanto usato dei guanti, certo, per non lasciare tracce, non sono sicuramente sprovveduti. Non sono sprovveduti perché hanno usato intanto dei guanti, perché non si è ritrovato nulla sul corpo di Viviane, sugli indumenti, esatto. Pure la polizia scientifica, le varie che si sono interessate anche su Catania, Palermo, non si è ritrovato, perché sicuramente loro sono stati attenti a non lasciare tracce. Nulla. Quindi non sono delle persone sprovvedute, ma hanno matematicamente calcolato vari aspetti. Sì, vari aspetti. E allora, se noi abbiamo a che fare con gente del genere, noi dobbiamo aspettarci di tutto. Certo. E per aspettarti, non una cosa scontata, per aspettarti, esatto. Di tutto, se fai cadere un corpo da un ponte, tu vai a distruggere le tracce della caduta. Sì, certo. Quindi ora noi andremo a cercare, certo. Così si isola una caduta da un'altezza, andando a cercare il suolo, certo, che non deve essere un suolo lasciato intatto, ma è modificato. Anche, per modificare, certo. Il suolo o lo bruci, esatto, oppure sì. Movimenti la terra, certo, fai dei lavori, qualsiasi cosa. Ok, andiamo a vedere il prossimo, che dovrebbe essere Santo Stefano. Vabbè, fermi la macchina là, certo. No, fai proprio il giro, questo è un punto che avevo un po' sottovalutato. Però l'aria di soldi, scendiamo, certo, perché questo è proprio nascostissimo. Ma quello, mai vista sta cosa? Io credo che mi sia fermato una volta, perché ci saranno almeno 294.000 preservativi a terra. Certo, qua devi stare attento all'uscita. Ma che cazzo di uscita fai? No, non è un'uscita, è un posteggio nascosto. Ma... c'è una città nascosta. Ma non ci credo. Che cazzo di territorio aperto. Vedi qua, questo uno che passa dall'autostrada anche 1000 volte al giorno, se non si ferma, non lo nota. E dov'è qua? Che altezza è qua? Canneto di Caronia. Ma cosa ti pare? Scendiamo. No, quella sarà una strada delle campagne. Lì abbiamo Canneto di Caronia. Ma non è un ponte. No, però da lì, dovresti volare da lì più che da qui. Ma c'è
L'accesso è se superi questa rete. Di là c'è la famosa galleria, quella lì con le finestre. E di qua c'è una strada che passa, che sicuramente poi si va a ricondurre con il lato boschivo relativo al casello precedente, sì, perché scende sicuramente dopo risale lassù. Sì, qua la problematica è la rete. Solito discorso che c'è una rete che andrebbe scavalcata per andare di là. Pozzi belli profondi, aperti, dove uno ci può cadere dentro. È una strada che porta praticamente nel nulla. Cioè che ti porta a scomparire in un secondo, in poche parole. Io mi sono fermato in questo posto nel 2012 e l'avevo rimosso. Quello è Canneto di Caronia, il famoso posto dei presunti incendi, fantasmi e di altre cose, degli UFO. Ma chi gliel'hanno fatto questo parcheggio? Ma forse devono organizzare dei concerti, come dico sempre io. A modo loro era per far dormire camionisti, ma non è. In realtà non lo usano qua per dormire camionisti, eh. Perché io percorro questa autostrada in qualsiasi ora del giorno e della notte, soprattutto quando andavo a Palermo a suonare, mai visto camion che dormono qui. Quindi diciamo che è un progetto, oppure forse si è creato nell'appaltare il cantiere per costruire quella galleria che di qua non c'è. Forse hanno spianato del tutto quella montagna, di conseguenza qua poi non si è reso necessario ed è rimasta l'area attrezzata per mettere su i lavori per la costruzione di quella galleria. L'asfalto è anche abbastanza datato. Sì. Sì, no, è datato, non c'è dubbio. Però si vede anche che non è particolarmente usurato perché non ci passa quasi nessuno. Perché non ci passa? Magari c'è passato qualcuno il 3 agosto. Tranne così qualche giro di macchina. Sì, esatto, vengono a fare un po' di sport. Sì, lo escluderei, è ottimo perché nel senso ti potresti fermare qui, se hai un appuntamento clandestino. È perfetto. Esatto, qua diciamo che siamo tra sentieri, su piste mafiose. Sì, certo, a meno che non hai qui l'incontro clandestino e poi fai la brutta fine poco più avanti al ponte di Santo Stefano, che ormai è prossimo, laggiù sì, ci siamo. Si vede Cefalù, quella sarebbe... quel promontorio un po' sfocato in fondo. Straordinario che ormai ha superato. E Santo Stefano è molto più vicino. Ha superato la zona di Cavo Tornato. E non è chiaramente un rotolamento da una... Sì, da... non è rotolare, è precipitare diretto, no. Sì. Precipita è e poi ha... È una precipitazione con un contatto unico avvenuto, esatto. Da aria-terra. Esatto. Questo però esclude leggermente il traliccio, perché se il corpo si trova a 3 metri dal traliccio senza rotolare, la... La Oddio, dinamica esclude diventa... totalmente? No, perché delle piccole escoriazioni... No, ma la distanza dei 3 metri. Per la distanza? Perché però io l'avevo dato probabile nel caso del rotolamento, perché la base del traliccio era inclinata. Qualche piccola escoriazione, qualche piccola traccia di trascino c'è sul corpo, almeno così dicono. Qualcosina c'è. Se c'è un principio di rotolazione, i 3 metri sarebbero spiegabili, ma se l'impatto è diretto a 3 metri mi sembra troppo per un'altezza che poi non è così elevata. Se dovresti fare un lancio sempre, tipo piscina, con tanto rincorsa.
attenzione, no, precisiamolo questo. Se lei si fosse precipitata dall'altezza di 3-4 mesi dal traliccio, allora non ci siamo. Sì. Se lei riesce ad arrivare alla sommità, la sommità, certo, è sui 12-13 metri, sì, sì, è compatibile. Ma deve superare gli spuntoni. Ma deve superare. E poi ci sono anche i tre gruppi di fili elettrici che deve superare per arrivare alla cima. La vegetazione. Intermedia a 2,40, a 3 metri. No, io posso capire che uno riesca a salire a 7-8 metri come dimostrato nel video, ma poi passare gli spuntoni già la vedo dura. Ma se fosse arrivata in cima. Sì, se arrivi in cima ti slanci. Con, certo, la distanza di 2,40. Sì, sì, ce la puoi fare a quel punto. Ma non può essere arrivata in cima. Si dà un minimo di slancio e tra legge di gravità, inerzia e cose varie potrebbe percorrere. Non può essere arrivata per motivi prettamente proprio tecnici. Sì. Sì, dinamicamente poteva farcela, ma tecnicamente lì lo escluderei pure io. Sì, esatto, dinamicamente sì. Ok. La coda dell'incendio. Certo, perché no, dell'incendio no. Però lì c'è la galleria Santo Stefano e qua c'è quella colonna. Quindi questo sarebbe il ponte prossimo a Reitano. Ora è il primo che andiamo a vedere. Nonché queste sbarre che erano uguali a quelle messe a Pizzoturda, solo che poi lì sono state tolte e qui sono state lasciate. Dovrebbero essere quell'edificio rosa, arancione, quello arancione, sì. Facciamo un pezzo di strada, vediamo se arriviamo vicino al sopra del ponte. C'è il casello. Bisognerebbe capire quel casello che è accesso là sul bosco. Tra la galleria Santo Stefano e la galleria Colonna. Quindi la galleria Santo Stefano indicata dai testimoni e la galleria prima dello svincolo altrettanto indicata dai testimoni. E c'è un ponte che sembra proprio quasi essere indicato, visto che si trova proprio a metà strada. Il ponte però ha un problema, che dà praticamente sulla strada. Esatto, non è un problema indifferente. No, perché se cadi da qua praticamente arrivi sulla strada. A meno che non cadi lì dove ci sono i camion. È troppo a pista questo, avrebbe risposto a troppo a pista. Sì. Hotel? Dico, a meno che non finiamo direttamente sui camion. Sono dei camion fermi là. Lo scegliamo. Sono pericolosa questa, no? Sì. L'autostrada dov'è? Ah, eccolo qua il ponte. Occhio ai finestrini che entrano i cani. I cani? Sì, possono essere i cani. Rottweiler? Addirittura tipo il cane Igor, il cane di Igor. Fantozzi, il cane Igor. Sono importante che stiamo facendo, sì. Sì, perché vedi c'è il casello, così vediamo il casello da vicino. Per camuffare la macchina abbiamo messo l'erba di sopra, così ci camuffiamo col territorio. Guarda l'autostrada quant'è. Andiamo, qua dove cazzo stiamo andando? Sull'autostrada, ma purtroppo non abbiamo più visto il casello. Qua ci sono le sparci. Sparci. Abilità per vedere lo sbocco del casello. Strada finisce. Solo che non abbiamo visto la schermata del casello, che era quello che. Allora giriamo. Ecco, vedi dove finisce la strada. Infatti, ma poi finisce qua. Sì. Anche qualcuno che pianta le fave pure. Solo guarda qua come giriamo. Ah, dimmelo quando c'è il cane. Il casello si vede? Allora più so che si vedo.
comunque scalare sta montagna la vedo. Guarda, il casello ce l'abbiamo di sotto. Se vuoi puoi fare ora la foto. Quello laggiù è il ponte di Reitano. La salita per Reitano. Mistretta, Reitano. Esatto, questa era l'unica possibilità. Se dal casello riesci a uscire, eviti lo svincolo. Poi c'è il discorso, quindi per ora siamo sulla galleria Santo Stefano. Questo è il ponte, quella è la galleria prima dello svincolo di Santo Stefano e laggiù abbiamo la sopraelevata che porta a Reitano. Quindi qua giù ci sono 5-6 elementi che rientrano nella storia per il racconto dei testimoni. Io non è che non sia scalabile, a piedi magari è più facile che in macchina. Da questo casello, con una leggerissima salita, ti trovi nella stradina che abbiamo fatto prima, senza grosse reti di protezione. Per cui ti verrebbe possibile, se ti fermi a quel casello, che però ricordiamo che è nella corsia di marcia opposta. È sull'altra corsia. Però, come vedi, tra le due carreggiate c'è l'interpassaggio. Guarda, lo faccio vedere meglio anche sullo sportello aperto. Vedi? Quindi non è un problema. Tu ti fermi nello spazio di destra e puoi tranquillamente accedere al casello di là. Quindi sono comunicanti, è l'ennesimo punto comunicante della 20. E può venire a casa. No, vabbè, al di là di quello, non è che abbiamo paura. Vediamo il carrozzo dove cazzo è. Sempre dritto. Qui doveva essere. Era proprio dove si sbuca, eh? Tu qui l'hai visto? No, qui sotto. L'hanno fatto sparire. C'era un rottweiler, l'hanno nascosto per evitare che lo riprendesse. Per evitare le riprese. Per evitare le riprese. Cioè, ma più chiaro di così io l'avevo visto. Infatti, poi quel tipo che ci viene a seguire. E poi quello che ci seguiva. È incredibile. Vediamo ora se ci segue veramente. Questo è il famoso paese di Santo Stefano, una volta famoso per le ceramiche, dopo l'autostrada meno, anche se qualcosa ancora. Quindi ora è più famoso perché è l'uscita prossima alla corsa di Viviana Parisi, dove non è mai arrivata. L'8 agosto ho fatto inversione in questo punto qua. Allora, noi vediamo, partiamo un attimo dal campo base. Questo è il campo base. Per fare un attimo lì. Qui praticamente io venni all'inizio e parlai con. A Claudio Mondello io dissi per la prima volta che non credevo alla caduta da traliccio, ma credevo a un investimento. Ti bevono birra per quello. Via. Ma tu Daniele quindi hai detto che l'hai visto di persona una volta durante un evento? Assolutamente sì, io mi ricordo perché ero insieme a un gruppo di ragazzi, io Riccardo Dell'Acqua, poi un altro Giacomo Calandra. Poi altri non me li ricordo. E dove vi trovavate? Ed è venuto a suonare a Torre del Lauro. Ah, quindi abbiamo, quindi abbiamo la conferma che loro conoscevano bene la zona di Torre del Lauro, incredibile. Assolutamente sì. Quindi tu stesso lo puoi confermare. Attenzione, Daniele perché veniva lui. Sì, ai tempi Viviana non c'era. L'ho visto solo lui. Però come io ho ipotizzato già ad agosto loro frequentavano la discoteca. Stimato come sempre, bravissimo. Ma suonava dappertutto. Sì, no, questo lo so. Ma infatti avevo ipotizzato conoscesse Torre del Lauro, ma il DJ con cui ho parlato mi ha detto forse veniva a vedere spettacolo. Invece tu confermi? Torre del Lauro in quanto discoteca, ovviamente le campagne non vengono. No, quello è chiaro, Torre del Lauro in realtà è una discoteca, e quattro case, diciamo, non c'è altro. Quindi faceva anche degli eventi in cui lui era protagonista a Torre del Lauro. Questa è un'altra cosa interessante che non sapevamo. Così lunga. Un traliccio. Questo l'abbiamo visto.
l'1%. Proprio. Fammi vedere proprio il sotto. Siamo dietro la montagna e il sole si torna fuori. Perché se prendi già quello là. Che altezza sarà qua? Questi sono 6-7. Ma non vale più! No! Più di... certo. Secondo... sì, vabbè. Non se... dalla parte più vicina, intendo la parte centrale. Certo. Siamo già a 12-13 metri. Infatti. Pensavo che dicessi 500 metri del suolo normale. No, altezza, fai conto che sembra un palazzo di 3-4 piani. Ah, okay. Certo, appunto. Questo è compatibilissimo. Questo ponte ha l'altezza che dico. Ma io. C'è una macchina. No, quello è abbandonato, tranquillo. C'era pure a settembre c'era. Me lo ricordo. Sì, anche la vegetazione sottostante è perfetta. Dobbiamo entrare qua dentro. Aspetta, mi devo ricordare. Questo ponte si trova in prossimità dei laghetti e si trova. Ho trovato una cicoria che pesa 944. Questo si trova, diciamo, rispetto all'IP 2 km più su. Cioè, in pratica, da qui ci troviamo a circa 1,2 km dalla statale, e la statale poi 400 metri, diciamo, giungeva all'IP, perché non c'è una discesa diretta che porta all'IP. È un ponte di un'altezza, volendo, compatibile. Distanza ponte IP 1.8 km. L'altezza non è male questa, eh? È perfetta. Vero, sì, sì. Sì, sì, sì. Infatti non so se è proprio qui che entrarono o se è nell'altro ponte più avanti, ma ti ricordi le immagini che sono entrati a guardare nelle cavità? Sono entrati nell'altro. Sì, ce n'è un altro più avanti. Ma mi interessa molto più questo. Questo è perfetto. Ed è l'IP è proprio qua su, qua giù, eh? Questo è il ponte più vicino all'IP. L'altezza è perfetta e siamo... il guardrail non è nemmeno troppo alto. Qui siamo... aspetta che... siamo a 1.4 da Pizzoturda e esattamente a 400 metri dall'area di sosta dove c'è la stradina adiacente. Quindi questo rientra nei parametri sia di distanza che di altezza. Spiegherebbe naturalmente il non uscire dall'autostrada, perché se tu voli fuori dall'autostrada non sei uscito. In più alla destra troviamo maiali selvatici, asini e chi più ne ha più ne metta. Se va l'IP passa in mezzo a questa proprietà con mucche e deve per forza passare da questo cancello. C'è un coltello, c'è una porca puttana. Questi qua sono stradelle interpoderali. Sì. Comunque sempre private. Questo è sempre privato, guarda. Senti, che buco. Sì. No, no, solo questa strada obbligato c'è. Perché devi scavalcare il ferro. Infatti, ferro filato. Io ti ho sempre detto che è percorso obbligato, te l'ho sempre detto. Percorso obbligato. E se tu vuoi fare l'esperimento, la strada è questa, ora è tutta così. Ecco qua. Siamo, sì, uguale, siamo arrivati al laghetto. Che è qua alla tua destra. Vedi, non è nemmeno raggiungibile perché c'è il filo spinato. Sulla sinistra. Sì, qua, lo vedi dov'è? Ok. E le ricerche, quindi ora facciamo... Addirittura c'è la difficoltà di entrare. Certo, te l'ho detto, è difficile, non so nemmeno come ci puoi entrare in questi laghetti. No, sono venuti e non hanno trovato. Sì, lo puoi trovare. Qua c'è il punto di separazione. Qua puoi girare, vedi? C'è un'abitazione che lei ha visto e dove lei potrebbe essere andata a chiedere aiuto. Sì. È facilmente qui scavalcabile, vediamo. Sì, lo è perché. Ci sono anche i maiali,
Sì? Ah, guarda, sì, ce ne sono parecchi pure qua. Anche là vicino alla, all'abitazione. Sì. Vedi che potrebbe vero, essere, sì, pienissimo questo posto di noi. Potrebbe essere entrata a chiedere, o comunque anche per ripararsi. Mm. Perché è proprio a portata di mano qua. Vedi? Sì, è vero. Se percorri questa strada non puoi che arrivare qua. Sai anche perché? Perché qui vedi finalmente la strada grande, asfaltata, e credi che ci siano delle case, mentre il sentiero lo vedi continuare ancora chissà quanto. Quindi potresti effettivamente venire a chiedere informazioni. Come altezza io intendo questa altezza, se tu cadi di qua frontalmente ti spezzi la schiena. Così alto, cioè qua siamo. Però la testa pure non ti sanguina. Qua siamo. Non devi sbattere di testa. Sì, certo, dipende come cadi. A planare. Dipende come cadi. Però chiaramente non è questo. Siamo qua a un secondo piano. Eh? A un secondo piano. No, a terzo piano invece. Secondo te. Secondo e mezzo. Pure, due e mezzo, sì. Sì, sì, più di un secondo e forse meno di un terzo. Tu devi ragionare come una donna che sta fuggendo, ma nel fuggire ha un bambino che piange. Sì. Se ce l'ha. Allora, ha percorso. Se ce l'ha. Ha percorso 1,4 km ed è sbucata qua. Qui vede una strada che continua ancora piccola e non si sa per quanto, magari all'infinito. Invece a sinistra vede una strada asfaltata con dei segni evidenti di civiltà. Si può chiaramente accedere. Può provare, sì, no, quello basta, basta slacciare, l'ho già fatto vedere tante volte. E potrebbe anche soltanto slacciando quella cordicella laterale, è fatto proprio per far passare le macchine. Potrebbe anche soltanto trovare momentaneo alloggio e riparo. Sì, sì, nel magari momento in non cui non trova nessuno, ma magari trova anche dei cani. Certo. Che aggrediscono i bimbi. O comunque già maiale, abbiamo visto che ce n'è un adulto e uno più piccolo. Quelli più piccoli dobbiamo sempre considerare l'ipotesi che al tempo fossero cuccioli. Non sapevo dell'esistenza di questo luogo. Sì, no, io sapevo, però non abbiamo mai valutato questi pure, punti. Sì, sì, no, qua tutti lavorano, certo. E guarda, sono bei grandi quei maiali, eh. Molti, ci sono anche lì dentro l'abitato. Sì, ho c'è visto. C'è un ovile dentro. Ho visto, ho visto. Pazzesco. Che ricordiamo che tra l'altro questo ponte, che è quello di cui abbiamo prima parlato, adesso siamo tornati indietro, fa parte di quel tragitto posto inspiegabilmente per mesi sotto sequestro. La parte finale dove non c'erano i birilli, e nonostante ancora siamo distanti dal punto in cui c'è l'altro cavalcavia non agibile, già qui erano apparsi dei birilli. Il fatto che poi senza alcun lavoro siano stati rimossi ha dimostrato che quei birilli stavano presenti per altra ragione, che poi è la stessa ragione in realtà per cui erano stati inseriti nella galleria di Pizzo Turda.